in un concerto a Firenze, un servo di scena salì sul palco, prese una scala e cominciò ad agitarla. Il legno secco faceva cric, dei cric, quell'uomo, dopo 10 minuti, è sceso, se n'è andato via, il concerto era finito. Lo raccontai a Sergio. E Sergio capì. I primi 20 minuti, dicevano Walter West, è musica concreta. Era il risultato del racconto di quello che era avvenuto con la scala a Firenze. I rumori erano musica in qualche maniera. Suona quasi più l'armonica di quanto non parli quel personaggio. Quindi è una voce. Affidare tanto di quel personaggio ad Ennio era mettersi nelle sue mani. E non è un caso che mio padre non ha mai lavorato con un altro musicista. Morricone is very good at creating a character with the sound. Straordinariamente seduttiva, è una musica che ti seduce, ti avvolge, ti rimane nella testa. E io subito leggevo, interpretavo, non è che la provassi prima. Ho sentito che era una melodia bellissima. Una musica che poi abbiamo continuato a sentire per tutta la vita. È diventata parte proprio del nostro tessuto quotidiano. I suoni, i rumori, il colore, il timbro, le frasi corte. Ennio li usa per quello che sono. Le note sono come il materiale per fare un palazzo. I mattoni sono uguali per tutti i palazzi, ma i palazzi non vengono uguali. I mattoni con cui costruisce le sue cattedrali.